Amici dello Sportello del Cittadino, ci troviamo a Taranto, in zona San Vito, dinanzi a quella che una volta era Mare Chiaro, una struttura balneare bellissima, ora completamente abbandonata, dimenticata, abbandonata all'incuria, al degrado, alla strafottenza. Vedete le strutture murarie che raccontano, che ci rievocano i fasti di un lontano tempo che fu, ma tutto intorno erbaccia, materiale di risulta e persino il cordolo, un cordolo che doveva delimitare la famosa pista ciclabile. Certo che vedere una struttura del genere, vedere un bellissimo mare, vedere una bellissima pineta e vedere altresì proprio il menefreghismo, in cui quel menefreghismo che ha ridotto così questa struttura, beh, ci fa pensare. Scusate, ma come si vuole parlare a Taranto di turismo? Come si vuole candidare Taranto a capitale italiana della cultura dopo averla candidata a capitale europea della cultura? Vogliamo parlare di turismo? In queste condizioni? Signori amministratori, fatevi un giro in altre città italiane, in altre regioni e vedete come si amministra. Povera Mare Chiaro. Vedete, l'alternativa all'Ilva c'è e si chiama mare, si chiama turismo, ma se noi facciamo morire queste nostre risorse le facciamo sprofondare, saremo costretti, signori cari, ai fumaioli dell'Ilva, alle cokerie e piangeremo anche, non solo i morti per inquinamento, ma anche quelli purtroppo caduti sul lavoro.